Caro Lambrenedetto, XVI, qui Sant'Enchan, lo youtuber italiano. Ti seguo sempre, Lambrenedetto XVI. Hai fatto dei bellissimi video e li continui a fare. Caro Lambrenedetto XVI, soprattutto erano divertenti e spassosi i tuoi video, dove parlavi dei tombini. Hai contagiato pure Greg, che anche lui parla di tombini, ma mi piacevano i tuoi video sui tombini, come li mettevano a livello in Germania, come li andavi a baciare, ti sdraiavi per terra. Tu sei un amante dei tombini. Tu hai fatto del fare il video sui tombini una scienza e un'arte in YouTube. Ecco, senza di te non ci sarebbe la tombinologia, caro amico. Ma poi ti ho seguito, caro Greg. No, perdon, caro Lambrenedetto, ho seguito anche a Greg. Poi gli dedicherò un video. Il bello della diretta, soprattutto radiofonica, perché sto trasmettendo nel mio canale Spreaker Sant'Enchan, e che non si taglia nulla, nulla si butta. Allora dicevo, caro Greg, perdon, di nuovo ti ho chiamato Greg, ma mi confondo perché anche lui parla di tombini come te. Allora, caro Lambrenedetto XVI, è bello vederti. Fino a poco tempo fa, perlomeno, almeno il primo periodo, ti ho seguito per anni. Vederti parlare della Germania con la maglietta di calcio della Germania, a parlare dei tombini della Germania, a parlare de... Io sono stato in vacanze in Germania da giovane, a Frankfurt e poi a Munich. Bellissima la Germania, piace pure a me. Anche il cibo. Io sono stato nella birreria di Munich dove Hitler ha proclamato il colpo di Stato, il Putsch. Ebbene, bei video ha fatto. Che tutto era meglio in Germania piuttosto che in Italia. Il cibo, le donne, la birra, ma soprattutto lo stipendio, la busta paga. Anche se ho visto nei tuoi ultimi video che hai un po' cambiato di opinione. Infatti, con un tuo amico vi siete anche censurati circa le cose cattive che c'erano in Germania, che non si può parlare con una certa libertà, che molte leggi risalgono al Terzo Reich, che non sono state varate da Hitler o da Himmler. E quindi che in Germania... Scusate, ma mi hanno chiamato al telefono, non so se si è sentito, e ho dovuto interrompere la trasmissione, la registrazione, perché non è in diretta. Allora, care amiche e cari amici, caro Lambrenedetto XVI, dove ero rimasto? Ah, ti seguivo quando tu parlavi della Germania, dalla Germania. Che tutto era migliore, la busta paga del panettiere, la busta paga dell'operaio. Tutto una meraviglia, veramente il ben di godi. Ultimamente invece ho visto che ti sei messo a criticare assieme a dei tuoi amici la Germania, dalla Germania, e visto che dalla Germania possono prendere delle rappresaglie, perché avrebbero leggi dell'epoca di Erich Himmler e di Adolf Hitler. Allora vi siete un po' autolimitati, autocensurati. Avete fatto bene, ma allora non è un paese così perfetto. E poi vi siete messi a dire che la stampa è tutta pilotata. Vi siete dati a dire in quel video che i media sono tutti pilotati. Beh, ma quello da tutte le parti del mondo, bisogna riconoscerlo. Comunque, come ci spieghi Lambrenedetto XVI? Che adesso la Germania si vuole dichiarare in default. Come
come si spiega adesso questa recessione teutonica? E l'han benedetto? Come si spiega che un paese così perfetto, così efficiente, così efficace, così all'avanguardia in tutto, anche nell'essere all'avanguardia, sono l'avanguardia dell'avanguardia, e adesso cade in recessione? E io non me lo spiego. Vabbè che tutto ciò che principia ha una fine, tutto ciò che inizia ha una fine. La civiltà dell'antico Egitto è durata 6.000-7.000 anni e poi si è bruscamente interrotta. Anche l'impero romano è finito, e quindi probabilmente anche questo benessere germanico finirà prima o poi. Ricorda che loro erano dei barbari quando noi avevamo fatto la civiltà romana, la civiltà dell'impero romano. Loro erano dei barbari e adesso poi si sono civilizzati e si sono progrediti. Ma prima o poi tutto finisce. Adesso i nordamericani non hanno più l'egemonia mondiale, hai visto? A Donald Trump gli costa far rispettare, fra virgolette, Nord America. Gli danno dello scemo, come se fosse nulla. E prima, nel passato, nessuno si sarebbe sognato, neanche un premier sovietico, di dare dello scemo al presidente degli Stati Uniti, niente di meno. E adesso invece, per le dichiarazioni che fa centinaia al giorno su Twitter, tutti lo considerano un pazzo. Ebbene, a proposito di Unione Sovietica, adesso vedo che vai nei paesi della comunità di stati indipendenti, la CSI, bravo. Russia è bellissima, e anche tutti gli stati associati o satelliti. Vedo che ti stai buttando più sul lato russo adesso che non tedesco. Forse perché già da tempo la vedevi venire questa cosa qua, che avrebbero avuto dei problemi in Germania. E te ne vuoi andare in Russia. Io non ho finito di capire se tu vivevi in Germania o ci trascorrevi del tempo o ci facevi solo le vacanze. Ma adesso vedo che stai facendo vacanze in Cecenia, in Russia, in Bielorussia, in tutti i paesi slavi dell'est, in Albania. Beh, già nel passato hai fatto dei video in Albania, in Romania, ma soprattutto in Russia. È bellissima la Russia. Bella, bella, anche la Cecenia. Ma allora ti stai preparando un futuro, nel caso fosse necessario andare via dalla Germania per colpa della recessione, dell'inflazione, del default tedesco che ci trascinerà tutti in Europa, capito? Allora tu ti ritroverai in Russia, comodo comodo, bravo, o Francia o Spagna, purché se magna. È così che si fa. Fino a ieri era una forza la Germania, e adesso no. Adesso che cadono in recessione, andiamocene in Russia. Non c'è un paese ideale. Non c'è un paese ideale nel quale andare a vivere. Tutti hanno dei problemi, di una o di un'altra indole. Tutti hanno dei problemi. Magari in confronto all'Italia si sta meglio in Svezia. Però gli svedesi non sono contenti del paese che hanno. Capito, l'han benedetto? Gli svedesi non sono contenti del paese che hanno, vengono tutti in Italia, e gli svizzeri pure. Noi diciamo che la Svizzera è un paese perfetto, è meglio dell'Italia. Certo, lo dici anche te, ti do ragione. C'ha mille cose migliori che l'Italia, la Svizzera. Il canton Ticino, i cantoni italiani, mille cose migliori, ma c'ha anche mille cose peggiori. Basta ascoltare quello che dice, adesso non mi ricordo come si chiama. Non so se si chiama Circello, uno che faceva dei videoblog di ore, non so, dalle 11 di notte alle 6 del mattino. E lui ha detto che in Svizzera ci sono troppi problemi, che certo si sta meglio che in Italia.
Ma si sta peggio, si sta anche peggio. Dipende da come guardi le cose. Albert Einstein diceva che è tutto relativo. Il peggio o il meglio, secondo Lao Tse, sono relativi. Dipende, una cosa può essere meglio di un'altra, ma di un'altra ancora essere peggio. Non c'è destra o sinistra. Tutto dipende da che lato guardi. Un pino c'ha un lato destro e un lato sinistro se tu lo guardi da una parte, ma quello che sta dall'altra parte del pino opinerà il contrario, che quello che tu consideri il lato sinistro per lui è il lato destro. Quindi è tutto relativo, di tutto si può dire il contrario di tutto. Come dire, la Germania è un paradiso, ma vanno in recessione, magari ritornano ad avere una recessione come quella del 29. Del venerdì nero 29 del 1929. E quindi, parafrasando Mario Circello, cerca un po' in YouTube. Io ho caricato un video nel mio canale di Mario Circello che mi saluta, grandissimo amico. Però da un po' di tempo che non carica video, sono preoccupato per lui perché fumava come un turco e tossiva, veramente molto. Però a parte quello, io ti dico, vorrei sapere dalla tua sapiente visione, che sapeva stimare la Germania persino nei minimi dettagli, come appunto quello dei tombini, che ti sdraiavi nell'asfalto in Svizzera, in Germania, in Olanda, dicevi qua è meglio che stare in una spiaggia, poi baciavi e abbracciavi i tombini. Che altre cose ci sono buone oggigiorno in Germania? Che la Merkel non sa più cosa fare, si mette le mani nei capelli. Come fare a parare, andare avanti? Perché stanno per andare in bancarotta. Non ti scordare che loro ci trascineranno a noi tutti giù in fondo al pozzo come una palla al piede, perché la BCE, la Banca della Comunità Europea, è in pratica dipendente dalla Deutsche Bank e quindi dietro l'euro c'è il marco, c'è l'economia tedesca. Se a loro gli va male, a noi non va meglio. Se loro piangono, noi non ridiamo. E quindi cosa fare? Cosa fare, caro Lambenedetto XVI? Metterci ancora a parlare dei loro tombini? Perché se no, veramente, buttare o buttare fuori la Germania dall'Unione Europea o uscire noi dall'Unione Europea. Non si è mai dovuto fare il passo di formare questa Unione Europea. Ci dovevamo accontentare di avere la Comunità Economica Europea, innanzitutto perché è rimasta una comunità economica europea, questa Unione Economica Europea. Non si è mai creato uno Stato europeo perché nessuno Stato vuole cedere la sua sovranità politica ed economica. E in pratica è un salasso, è un furto, è una farsa questa banca della comunità economica, questa banca dell'Unione Europea. BCU, Banca Comunità Unione, insomma, come si chiami? Secondo me dobbiamo ribellarci, ma soprattutto dobbiamo che i tedeschi ci diano delle spiegazioni. E soprattutto, caro Lambenedetto, visto che ti ho seguito per anni e ti ho commentato i video, gli ho dato like, spiegaci per favore tu che ne pensi di questa recessione tedesca. Veramente usciranno fuori dall'Europa? Si dissolverà l'Unione Economica Europea? Li dovremmo buttare fuori a loro? O non succederà nulla? Perché se no sarà la rovina di tutti noi, finiremo tutti come Grecia e Portogallo. Capito? Dici qualcosa, che fine farà l'euro? Si ritornerà alla lira? Si ritornerà al marco? Ci sarà una nuova moneta? Un nuovo accordo economico fra gli stati dell'Unione Economica Europea? Ciao ciao a tutti!